Adriano Renzini, una vittoria prestigiosa quest'oggi, la Coppa Italia di Eccellenza Ligure, immagino che anche per te, insomma, siete un gruppo molto giovane, a parte Baudi e Brizzi praticamente, quindi immagino che sia forse la grande prima gioia di una squadra. Ma per me dici? No. Esattamente. Io per fortuna ho avuto la fortuna di aver vinto due campionati di Eccellenza, quindi mancava la Coppa Italia, quindi sono contentissimo di aver raggiunto con questo gruppo e basta. Ecco, che gara è stata? Non è stata una gara comunque semplice, anche il primo tempo comunque siete andati avanti di due, però la Genova Calcio ha avuto le sue chance. Sicuramente ecco, il coraggio probabilmente è stato decisivo, no? No, diciamo che secondo me abbiamo fatto molto meglio il primo tempo, la Genova Calcio non ha mollato mai, è venuta fuori più il secondo tempo, secondo me, non ha mai mollato, però noi siamo stati bravi calo ovviamente fisiologico, no? di inizio ripresa, soprattutto con il gol, ecco, appunto, con il gol della Genova Calcio. Avete detto bene? No, sì, anche mentalmente, no? Non c'è stato possibile che un calo mentale dopo il gol della Genova Calcio che poteva anche riaprire il gol. Esatto, siamo stati sereni, quindi tutto normale, quello che sappiamo fare, abbiamo portato a casa la città. Ecco, una vittoria che so che era stata dedicata a Luca, anche al presidente, che insomma non sta vivendo un essere qua e quindi penserò anche a loro. Ecco, dopo sicuramente un buonissimo cammino in campionato, è ancora lunga, è arrivata questa vittoria importante che ovviamente fa anche morale per il campionato. Certo, vincere aiuta sempre a vincere, questo è solamente un punto di partenza e cercheremo di dare il massimo campionato per raggiungere la promozione. Si approda anche a questa fase nazionale, insomma, sempre interessante, no? Cimentarsi anche con squadre di altre regioni, lombarde, piemontesi. Esatto, andare anche fuori regione è molto bello per confrontarsi con altre squadre e siamo contenti. E poi non si sa mai chi sta passando per la Coppa. Esatto, tutto è possibile, che poi magari andando alle fasi nazionali alcune squadre che magari hanno già vinto il campionato, magari sono più in distacco. Ai quarti.